Ciao Sonambra, benvenuti o bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video nel quale voglio darvi tutti i tips con cui essere super cool quest'estate. Ciao, rieccomi sul canale. Intanto vi invito come al solito a mettere un bel mi piace per sostenermi. Vi invito a raggiungermi anche sul mio Instagram. Voglio darvi alcune tips per essere totalmente cool, quindi super alla moda e super piacenti per quest'estate. Sono tante tendenze diverse che andremo a sviluppare, a vedere, ma personalizzandole. All'interno di questa lista troverete innanzitutto Freshly Cosmetics, perché ho scelto per voi tre prodotti che incarnano perfettamente tre delle tendenze più in voga nel panorama beauty del momento. E vedremo quali sono. Poi passeremo alla moda o alcuni tips che sono di grande, grande richiamo nel mondo femminile. Ma partiamo per l'appunto da Freshly Cosmetics, brand vegan, cruelty free, attento alla natura, all'ambiente, con altissima ingredientistica di origine naturale. Brand con il quale collaboro da anni e con il quale abbiamo un codice sconto AmbraIT valido tutto l'anno, ma a questo giro il codice sconto sarà un po' particolare. Rimane infatti AmbraIT, ma dal 1 all'8 luglio il mio codice vi darà un ulteriore sconto del 5% sul 40% di sconto che coinvolgerà tutto il sito Freshly Cosmetics. Quindi vi invito ad aprire l'info box dove trovate anche il link diretto col mio codice già applicato in carrello e dal 1 all'8 luglio date fuoco alle polveri. Nel corso degli anni infatti vi ho selezionato tutte quelle che per me sono le chicche in casa Freshly Cosmetics e oggi ve ne seleziono altre tre con le quali appunto sviluppiamo il nostro contenuto. Perché tra i primissimi trend beauty di quest'anno c'è assolutamente la abbronzatura. Attenzione bene, quando si parla di abbronzatura si parla di un trend che finalmente ha capito che per abbronzarsi non serve esporsi sotto al sole in modo sconsiderato, esponendosi a foto e crono invecchiamento, che peggio, a malattie molto molto serie della pelle. Quindi se da un lato mi fa piacere iniziare a vedere che negli ultimi anni c'è stata tanta sensibilizzazione sui danni del sole e una delle mode è diventato finalmente proteggersi dai raggi solari, dall'altro lato vi dico anche che ci sono dei trucchetti che faranno apparire la vostra pelle super abbronzata. Per me in questa stagione lui diventa un vero e proprio must have. Sto parlando del Bronzing Self Tanning Cream di Freshly Cosmetics, una crema idratante ma progressiva autobronzante che ci regala una abbronzatura progressiva e costante. Amo questo prodotto, è sempre la mia valvola di salvezza quando ho un evento, quando devo andare in spiaggia e sono bianchissima. Questa è una crema idratante dalla texture super liquida, confortevole, che si asciuga subito rimanendo bella asciutta. Non macchia i vestiti, infatti nella clip che vi faccio apparire vi faccio vedere proprio come in virtù di questa peculiarità riesco addirittura ad applicarlo in alcune aree anche con i vestiti indossati, perché non li macchia. E questa è una crema progressiva autobronzante. Cosa significa? Che è impossibile fare il pasticcio. Bronzing Self Tanning Cream infatti ti regala una abbronzatura costante. Contiene un'alta percentuale di ingredienti naturali, tra i quali la carota che va a stimolare la sintesi di melanina. La applichi come se fosse una normalissima crema su pelle asciutta e ben detersa. La distribuisci tra l'altro in modo molto facile con le mani, infatti non macchia nemmeno le tue mani. Ah, attenzione, ovviamente dopo lavale con acqua e sapone, ma non macchia le mani, non macchia i vestiti. Puoi distribuirla massaggiandola come se fosse una comune crema idratante e a distanza di qualche ora vedrai la tua pelle assumere piano piano, giorno dopo giorno, un'abbronzatura non aranciata ma color oro, color miele. Questo è un altro aspetto che mi piace tantissimo di questa crema, il colore è super realistico e un'abbronzatura che però non ti dà l'effetto dell'autoabbronzante classico che boom, se sbagli ad applicarlo si vede la macchia. Tanti virano troppo sull'arancione, questa riesce a destreggiarla benissimo. Il mio utilizzo ideale è quello di andare ad applicare su 3 giorni e al terzo giorno ho questo effetto di pelle colorita, colore dorato dell'abbronzatura perfetto, senza macchie, senza aloni, ed è anche un prodotto tra l'altro di facilissima rimozione. Lei è il prodotto perfetto per essere abbronzati anche senza esporsi al sole. Secondo trend beauty che non potete lasciarvi scappare, allerta amici, lo sto indossando oggi e PS, non indosso fondotinta in questo momento, sto utilizzando solamente un prodotto magico con il quale ho uniformato anche il colore tra viso e corpo, e sto parlando di lui, non è una novità sui miei schermi. Lui è il Sunrise Radiance Bronzing Serum, questo è un po' un tutto in uno, è un siero con una serie di attivi trattanti a livello schermo
skincare, infatti che contiene una percentuale di vitamina C, ma anche 9 attivi di origine naturale che hanno uno scopo antiossidante, quindi che contrastano i danni del sole. Queste sono gocce illuminanti effetto bronzing. No, non fatevi spaventare dal colore che sembra troppo scuro, perché una volta andato a uniformare sul viso, PS, potete farlo con una spugnetta ma anche con le mani perché questi non macchiano, il prodotto va quasi per magia ad adattarsi al vostro colorito naturale. Ovviamente è un prodotto molto leggero che va appunto a ricollegarsi al trend pelle anche del viso abbronzatissima, radiosa, luminosa, ma la cosa che mi piace di questo siero è che rimane asciutto sulla pelle. PS, non ho nemmeno indossato la cipria, le imperfezioni della grana continuano a intravedersi, ma l'effetto è stupendo. Consigliato alle persone che vogliono un prodotto leggero, che vogliono una allure colorata sul viso che faccia sembrare il proprio viso super abbronzato, ci darà l'effetto di una vacanza al mare al rientro. Uniforma anche molto bene, si presta bene ad essere utilizzato come prodotto skincare, infatti abbiamo degli attivi trattanti che migliorano la qualità della pelle, si presta bene anche a essere utilizzato come base trucco. Rapidissimo assorbimento, non macchia, ovviamente si rimuove come un banalissimo siero make up, effetto luminoso ma rimane bello asciutto sul viso, la texture è leggera, non ostruisce i pori, ovviamente non contiene siliconi, parabeni, è un prodotto formulato con attivi naturali, quindi perfetto anche per tutte quelle persone che guardano con un occhio un po' storto certi attivi che sulla propria tipologia di pelle, soprattutto in estate, danno senso di soffocamento. Questa è una texture molto leggera e molto piacevole. Quest'anno i sieri colorati a effetto tinta super luminosa, lo saprete, basta che vi guardiate in giro, sono il grande trend di quest'estate 2024. Partito in primavera, proseguirà per tutta l'estate, infatti questo effetto di pelle migliorata otticamente con un velo di colore, se andiamo nel periodo estivo, pelle assolutamente luminosa ma con basi viso leggere che non soffocano la pelle e che non si notano. Una bellezza un po' più minimal, naturale ed elegantissima, dove grande protagonista è la luminosità, la luce, sia per l'incarnato ma anche sulle labbra. Labbra, possiamo personalizzarle in tutti i modi, ma mentirei se non vi dicessi che il terzo trip dell'estate è quello di avere labbra super idratate, morbide, ma soprattutto luminose. Hanno spopolato i gloss, ma soprattutto hanno spopolato i lip oil. E il terzo prodotto che ha lanciato Freshly è in assoluto una novità. Io lo sto già amando, la confezione parla da sola, perché è davvero un piacere per me applicare il Golden Dream Lip Oil, la grande novità in casa Freshly. E possiamo dirlo che Freshly è veramente tanto specializzata negli oli. Questo è un olio labbra con il 100% di ingredienti di origine naturale. Tiene un mix di 7 preziosi oli, tra cui olio di jojoba, olio di nocciola, di albicocca, ma anche calendula, olio di cocco, rosa canina e semi di uva. Un mix prodigioso che andrà a curare, riparare, mantenere le vostre labbra perfette, senza pellicine, ben idratate, elastiche, morbide. Il tutto mentre regala questo effetto super morbido. Un olio molto liquido, non appiccica, non fa bavetta. La confezione in vetro, come gran parte dei prodotti Freshly Cosmetics, che ha PEC sostenibili per l'ambiente. Comfort, l'idratazione, ma anche l'effetto glossy e specchiato che regala le labbra vanno a essere perfetti per il trend del momento. Ringrazio Freshly per avermi dato la possibilità di inserire questi 3 prodotti all'interno di questo video. Vi rimando al codice sconto qua sotto, vi ricordo la settimana degli sconti sul sito Freshly, ma trovate tutti i dettagli qua giù in info box. E io passerei al quarto tips imperdibile per quest'estate, e dai tips beauty e skincare passiamo un attimo alla moda, perché la tendenza che urla quest'anno è quella degli abiti lì, ma ancora cestini in paglia intrecciata super popolari, fino a borsine un po' più di design come questa. Ovviamente tutti questi materiali che rimandano le fibre naturali possono essere abbinati a un altro trend di stagione che in realtà prosegue e non ha mai smesso, ovvero le espadrillas. Quanto sono carine le espadrillas, vanno con tacco alto, io le preferisco, oppure con tacco medio o platform addirittura. Le espadrillas, proprio in virtù di questo abbinamento facile che si può fare anche alle borsine o anche agli abiti estivi, sono senz'altro un must have. Collegandomi a questa tendenza di stagione e senza comprare nulla, io ho ritirato fuori questi sandalini, hanno qualche anno, sono della linea Sea by Chloe, sandali a zeppa davvero molto alte ma
comode, sia per colori, sia per intreccio e scelta dei materiali sono facilmente abbinabili a tutti gli abiti o anche i capi di forme, colori e materiali che vanno tantissimo quest'estate. Sarà un'estate dove tornerà il lino, quindi via libera a tutte le camicie o anche i completi, oppure abiti come questo. Questo è un abitino che avevo acquistato diversi anni fa al mercato di Forte dei Marmi e mai indossato. Ho fatto fare una piccola aggiustatura alla sarta con queste spalline ed eccolo qua, abitino midi molto grazioso in uno dei tessuti appunto popolari quest'estate. Ed ecco qua un ottimo abbinamento davvero interessante per questa stagione. E come dico sempre, non serve andare a fare sempre nuovo shopping per stare dietro le tendenze, possiamo semplicemente anche guardare nei nostri armadi. Sono tornati gli abitini in jeans, io ho un tubino in jeans delizioso che userò tantissimo, ma di grande popolarità ci sono anche le stampe leopardata. Ok, non tutti si sentono a proprio agio con una stampa leopardata, io in primis. Ho acquistato qualche anno fa questo tubino midi, è lungo infatti, ricorda quasi una vestaglia, l'avevo acquistato diversi anni fa da Zara. L'anno è l'anno delle stampe leopardate e sinceramente non mi lascerò scappare un vestito come questo, che possiamo anche abbinare o smorzare mettendo al di sotto una t-shirt bianca molto aderente e sottile per renderlo un po' meno leopardo pantera, per intenderci. Altra tendenza dell'estate ovviamente che ti renderà super super cool è profumare, deve essere la nostra regola, profumare di buono. Ovviamente quando soprattutto si pensa a qualcuno che va al mare, utilizzare i profumi spiaggia non è proprio cosa consigliata. Il profumo può avere un'azione fotosensibilizzante e creare macchie o forte irritazione alla pelle proprio in virtù della sua base alcolica. Io utilizzo le acque profumate corpo e capelli con molto molto piacere, trovo che siano altrettanto buone ma più leggere e più portabili rispetto ai profumi d'estate. Per quanto mi riguarda, via libera alle acque profumate di Victoria's Secret, vi ho preso due delle mie preferite, questa è la Bear Vanilla e questa è la Amber Romance. Sono un po' andate fuori hype, ma io continuo ad amare le acque profumate di Victoria's Secret, che però non sono spruzzabili anche sui capelli, come ad esempio questa di Sol de Janeiro. Anche in questo caso vi ho preso le mie due preferite, la 62 e la 68. PS, su Sol de Janeiro trovate un video interamente dedicato a una maxi recensione sul mio canale, scorrete nei passati video. Torniamo un attimo sul makeup, è uno dei trend più interessanti secondo me, quello con cui ho realizzato le mie guance oggi. Vanno tantissimo in trend i prodotti liquidi, la parola prodotto liquido, quindi senza effetto polveroso, senza strato, senza effetto pesante, è un trend bellissimo del momento. Utilizzare prodotti liquidi o in crema per la base viso, anche per pelli grasse, sì, basta scegliere la texture giusta, è una delle raccomandazioni che faccio anche a voi pelli mature che mi seguite con affetto da anni e che mi chiedete: Ambra, un prodotto che non segni le rughe. E quindi via libera ai prodotti ibridi, cream to powder, oppure ai prodotti liquidi veri e propri. In questo caso però uno dei trend dell'estate è proprio il blush di due colorazioni e l'effetto sfumato a livello alto zigomatico per riprodurre l'effetto sun kiss, ovvero baciata dal sole. L'altro trend del makeup del momento, un po' lanciato anche da Hailey Bieber, è proprio l'effetto blush sun kiss. Come si realizza? Andando a sfumare uno o due blush nella parte altissima dello zigomo. Utilizzare tra l'altro due blush liquidi creerà una sfumatura diversa colorazione che davvero creerà un bellissimo gioco naturale particolare sul vostro viso. Se volete poi realizzare l'effetto pelle abbronzata dal sole, non vi basterà che passare anche il blush sul centro del vostro naso o sulla punta, un po' andare a riprodurre insomma l'abbronzatura, o meglio l'arrossamento naturale che si crea con l'esposizione solare. È l'anno delle matite, dei matitoni, io ho sempre con me quelli Nabla perché mi consentono di creare dei tratteggi pazzeschi, di creare una codina di eyeliner, oppure di essere utilizzati come multiuso, oppure su tutta la palpebra per creare uno smoky veloce. Ma vi segnalo che uno dei trend di quest'estate sarà anche andare a contrasto con l'abbronzatura utilizzando un eyeliner bianco. In questo caso io ho la matita Astra Cosmographic, bellissimo bianco con un'ottima aderenza, un'ottima durata. Abbiamo visto l'eyeliner bianco sulle passerelle quest'anno, utilizzato nella rima ciliare inferiore o addirittura per bordare la parte inferiore dell'occhio. Devo dire che è un dettaglio davvero di stile che sì, non sta bene a tutti, sulla mia tipologia di occhio ad esempio non lo vedrei granché bene, ma se avete un occhio allungato, un occhio che ricorda in qualche maniera l'occhio asiatico, potreste giocare per un
una serata fuori estiva, magari per un aperitivo in riva al mare, con questo trend beauty, perché secondo me è davvero pazzesco. Altro dettaglio di stile per essere assolutamente cool alla moda quest'estate sono i mascara. È l'anno dei mascara colorati, fucsia, lilla, viola, c'è anche il mascara giallo, quello verde, blu elettrico, arancione, insomma, se vi piace un colore usatelo. Io quando scelgo mascara colorato non vado tanto lontana dal nero, di solito per me estate è must have, è mascara marrone. In questo caso oggi sto indossando un mascara molto particolare invece, non è né un marrone né un nero, la tonalità è così indefinita da farla sembrare un nero sulle ciglia, ma guarda qua, vedi che non è un nero, è un po' più leggero. Ovviamente l'Eye Impact di Clinique, che sì, confermo, nel mio caso perde un pochino le fibre che sono contenute all'interno di questa formula. Comunque il colore in sé è unico, non credo che altri brand abbiano un black brown, quindi un colore a metà tra marrone e nero. Più definito di un marrone, meno pesante del nero. L'effetto è super naturale sulle ciglia, ma incornicia alla perfezione lo sguardo. Amo questo colore. Altro dettaglio di stile di quest'anno, i gioielli per essere cool quest'estate, non fare come me amica. Io sono sempre un po' spoglia di accessori, ma gli accessori effettivamente fanno il look, soprattutto se come me avete sempre dei capi basici. Mi piacciono i gioielli bagnati in oro perché hanno un effetto più realistico, non stingono, non macchiano, ma detto questo munitevi di gioielli con bagnatura in oro o in argento in base a come vibra il vostro viso, il vostro incarnato, quindi la vostra stagione armocromatica in base alle due temperature dei metalli. Siete fredde? Puntate sull'argento, siete più calde, puntate sull'oro. Io sono un autunno, mi vedo molto meglio con l'oro, non disegno nemmeno l'argento, in realtà ho addirittura il mix oro e argento, altro trend di quest'anno, unire le due colorazioni dei metalli. Detto questo, gli accessori hanno spopolato quest'anno, soprattutto i mega orecchini in stile Bottega Veneta hanno spopolato ovunque, e da quel trend ci si ricollega quest'anno degli orecchini un po' vintage, addirittura anche a clip, orecchini grandi sulle tonalità dell'oro ma anche quelle dell'argento, orecchini che fanno letteralmente da cornice al viso e che rimandano a un mood antico di un mondo perduto forse, dove l'eleganza e il tripudio nei gioielli faceva da padrone, orecchini abbinati sapientemente e con divertimento anche ad accessori ovviamente molto più giocosi e cheap, low cost. Ecco un altro trend di quest'anno che è già partito lo scorso anno ma quest'anno sta spopolando, le collanine a perlina, collanine colorate, multistrato, multiuso, da unire, magari anche applicare in strato su strato, un po' come faccio io, andando proprio a contrasto con una collana magari preziosa in oro vero. Giocate, divertitevi con le cose che avete, frugate nei cassetti anche in questo caso, o andate alla bancarella a 2 euro dove potrete trovare delle collanine in perline davvero super soddisfacenti per rallegrare e ravvivare un vostro look estivo. Una camicia bianca e lino aperta, un top sotto, un costume, una cascata di 3 collanine, materiali preziosi o semi preziosi ma coloratissimi, contrasto tra misure, materiali, colori. A proposito di accessori e divertimento, uno dei trend forti quest'estate sarà per i vostri look la personalizzazione con oggetti che richiamano al mood infantile o divertente. Avete visto di recente online? Ebbene sì, è spopolata questa moda. Ora, questa è una Miu Miu da 3.000 euro, non dovete averla anche voi amici, ma perché non giocare effettivamente a personalizzare con collanine, catenine, portachiavi con i vostri personaggi preferiti, magari siete appassionate di manga o magari di Sailor Moon come me, pupazzetti, collanine, porta alcol disinfettante, insomma la borsa, una borsa basica, lusso o low budget, ma di buona linea e di buona fattura, ma arricchita con questi oggetti colorati, simpatici, che ricordano caramelle, pupazzetti, catenine, collanine, insomma quello che volete, dà la possibilità di rendere più personale una borsa, più riconoscibile, ma anche aggiungere proprio a un look finito che magari potrebbe essere molto monocorde, pensiamo al completo in lino bianco su una signora al mare, quel dettaglio simpatico, giocoso ma anche colorato che alleggerisce un look che può risultare un po' formale, regalando personalità, colore e mood del gioco anche in questo caso. Quello di personalizzare le borse con i nostri pupazzetti o portachiavi, accessori del cuore, infatti è il grande trend di quest'estate. Ditemi qua sotto se vi piace nei commenti, non a tutti
può piacere, ma per personalizzazione si può intendere anche il nostro telefono. Ecco che arrivano dei portatelefono meravigliosi, collane lunghe coloratissime, accessori del telefono, anche il telefono e gli accessori da appendere al nostro telefono diventano un tutt'uno con il nostro outfit. Un'estate quindi divertente che ci porta a giocare anche con il nostro estro. Pensate all'applicazione di mollette fermacapelli sulle borse, è un dettaglio di stile che sì, può rovinare la borsa, ma dà tanto all'occhio. Un'estate insomma all'insegna del colore e della leggerezza, mi pare. Bene amici, fatemi sapere cosa ve ne è parso di questo video, se volete altri video di questa tipologia. Questi erano tutti i trend che ho selezionato perché quelli secondo me più affini ai miei gusti, alle mie caratteristiche, a quello che voglio trasmettere a voi, ma ve ne sono tantissimi altri. Fatemi sapere quale dei vostri trend beauty, delle vostre dritte, è stato il vostro preferito, cosa non potete rinunciare voi quest'estate, qual è il vostro segno distintivo, perché poi diciamocelo, come sempre le mode passano, ma noi, la nostra personalità resta e deve parlare di noi. Io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, avermi fatto passare questo momento bellissimo di leggerezza. Noi ci vediamo alla prossima, il mio augurio per voi è sempre il solito e il più speciale: non scordate di starne bene. Ciao.